buongiorno. Ciao, buongiorno. Oggi siamo in Val Tournanche. A Chenel. Stiamo salendo dal parcheggio auto. Per risalire con questa funicolare alla partenza del trekking che ci porterà a Nanatz. Forse. A dopo. Cosa non si fa per evitare 100 metri di dislivello? Forse anche solo 50. Ma senti in ascensore. Non l'hai mai portato, infatti. Andiamo al Colle di Nana. E poi alla Becca di Nana, alla Becca Trecare. Questo è il piccolissimo borghetto di Chenel. Un paese immerso in un alpeggio di mucche e cavalli. Siamo a 2000 metri, 2100. Iniziamo la nostra salita. Ciao! Stiamo salendo in costante pendenza, non eccessiva, fra pascoli, qualche ruscelletto, in un ambiente incontaminato e con l'onnipresente sagoma del Cervino alla nostra sinistra. Abbiamo raggiunto l'alpeggio di Champsec. Hai qualche informazione da darci, Setti, a proposito? No. Non abbiamo informazioni sull'alpeggio. Comunque ben tenuto, sembra ancora utilizzato. C'è ancora l'odore di animale. Ah, il Cervino. Stiamo arrivando al colle di Nanatz. Purtroppo non abbiamo ancora visto nessun mammifero con più di due zampe, solo umani. Salita un po' dura perché è sempre col sole in faccia. Passiamo al Col de Fontaine. Ai ai ai, tocca andarla in fondo. Guarda il Cervino. Ah, il Cervino. È sempre lì. Abbiamo perso circa una cinquantina di metri di dislivello fra piccoli palloncelli, qualche saliscendi. E qui siamo arrivati in un bellissimo laghetto con un'acqua molto trasparente e tutto circondato di eriofori, che sono questi fiori. Siamo finalmente arrivati al colle di Nanatz e ci si apre davanti la vista su tutta la catena del rosa. La vista qua ci piace. Siamo sulla salita al colle di Nanatz. Una cresta non troppo affilata, però dove bisogna stare attenti, dove si mettono le mani e soprattutto i piedi. La roccia del Cervino e di tutta la sua catena non è famosa per essere la roccia migliore del mondo. Ci sono gli stambecchi. Finalmente abbiamo trovato i quadrupedi e quelli là c'è in fondo. Si vedono bene le corna e quell'altro che sta guardando il sentiero verso il basso. C'è tutta la famiglia qui. Anche... Sì, sì, li vedo. Sono belli in forma. Ciao. Chi sta salutando? Ciao. Quello là. Seduto. Beh, direi che ce li siamo meritati. Come disarrampicare al contrario? Al contrario. Cioè, facendola più difficile di quello che è. La salita al Col de Nanatz ci mostra tutta una serie di minerali diversi, di rocce metamorfiche o addirittura di rocce sedimentarie. Questa addirittura sembra quasi dolomia, con delle belle inclusioni di quarzo. O
piuttosto quella roccia sedimentaria. E probabilmente il motivo per cui il Cervino, tutta la catena, non è così solida, manca coesione, manca qualcosa di grosso, manca il granito del Bianco. Stiamo tornando dal Colle di Nanazza e sulla via di ritorno abbiamo deciso di fare una deviazione per un altro sentiero in modo da fare un bel circuito ad anello e vedere altri panorami. E adesso stiamo arrivando nei pressi del santuario di... Ce l'avevo prima sulla punta della lingua, ma non mi ricordo più. Speriamo che sia il cartello davanti. Comunque è un santuario. La cosa bella di questo santuario, per chi arriva da Chamois, è che ci si può arrivare in seggiovia. Noi invece abbiamo fatto tutto il giro. Dopo una rapida occhiata alla cartina abbiamo imparato che il santuario si chiama di Clavalité e qui giù c'è Chamois. È un paese molto particolare perché è raggiungibile solo in funivia, dal fondo valle, non ci sono strade che portano sul paese, e quella invece è la seggiovia che porta su i turisti. Avanti! Allora, io ho una teoria, anche se è una teoria un po' azzardata. Che cosa? Allora, qui in Val d'Aosta ho notato che c'è un'enormità di cavallette, guardate che roba, è un'invasione, praticamente è un'invasione. Grilli, cavallette, bestiacce di questo tipo qui. Allora, partendo da un assunto, che è una certezza, che il Cervino, quello lì, è per metà o circa due terzi africano, la parte bassa e la parte alta sono africani, arrivano dalla zolla africana. Noi pensiamo che tutta questa terra qui sotto, con il riscaldamento globale, si sia in qualche modo scongelata, sciolta, il permafrost abbia mollato e si siano disibernati gli insetti che arrivano dall'Africa, perché altrimenti una roba del genere non si spiega. Che ne dite?